Come bella Ramarò! Accendo di lui, eh! Ecco, andiamo un po' più scendere. Siamo alla Chiesa dello Spirito Santo, un Salvatore. Buongiorno a tutti. Allora, un'Immacolata diversa dalle altre. Sì, un'Immacolata emozionante è stata questa mattina. Se avrete modo di poter vedere foto o video di come è stata vissuta nel centro antico, in modo particolare nella nostra comunità, vi renderete conto di quanto sono stati belli i ragazzi, straordinari. Rispettando la tradizione, ma inventandosi un nuovo modo per stare vicino alle persone, con palloncini, con un'immagine della Vergine, davvero facendo sentire tutta la bellezza e tutta la vicinanza anche a tutti coloro che soffrono. Sono contento perché hanno, fin dall'inizio, mi hanno detto: Donno, quest'anno nessuno di noi farà il falò, quindi non ci agitiamo, stiamo sereni, stiamo pensando un nuovo modo di vivere la tradizione. Ed è stato bello perché l'hanno vissuto davvero in maniera molto intensa. Possiamo dire che c'è stato un connubio tra fede e tradizione? Sì, perché, ripeto, con tanta semplicità hanno rispettato ciò che è tradizione e ciò che sono le esigenze che stiamo vivendo in questo tempo di Covid così difficile per ognuno di noi. Abbiamo visto dei palloncini volare, ognuno di essi c'era legata un foglio. Sì, perché sempre ecco qua, nell'organizzazione con loro si diceva rendiamo un palloncino come immagine di una preghiera che sale a Dio. Quindi vicino ai fogli ognuno di loro ha scritto una preghiera. Attraverso Maria arriviamo a Dio con una preghiera, che ha pregato per un familiare, che ha pregato per la propria vita, che ha pregato per un lavoro, che ha pregato per un centro storico davvero attenzionato da tutti quanti noi. Perché? Perché ognuno di noi possa davvero vivere responsabilmente il suo essere in questa zona così bella. Facciamo un ringraziamento ai ragazzi che sono stati... Ripeto, io sono proprio contento. Lavorare con loro è bello. È faticoso certamente, perché tante volte bisogna ognuno ha un pensiero ed è giusto che sia così, però poi ecco qua, riescono a donarti quello che tu neanche immaginavi ed è stato proprio bello, sono proprio contento. Grazie, dottor Dottore Bagnale, parrocchia Spirito Santo. Buon Immacolato a tutti. Grazie a tutti gli stabiesi, buon Immacolato.